Nel lontano 1984 ero a Valencia e mi hanno chiamato che volevano che cominciassi a insegnare alla Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra, perché c'era il progetto di iniziare qualcosa a Roma, che è quello che oggi è l'Università della Santa Croce. Io sono arrivato a Roma nel settembre 86 per lavorare qui. E ricordo che è venuto a prendermi alla stazione Termini il professor Jobel, e pieno di entusiasmo abbiamo parlato già di quello che era il centro accademico romano e il futuro. Quindi ci siamo trovati, era un gruppo di giovani docenti con grandi desideri di costruire qualcosa, ma eravamo molto consapevoli che non iniziavamo da zero, perché avevamo tutto quello che aveva fatto già l'Università di Navarra, sia con la Facoltà di Diritto Canonico, sia con quella di Teologia. Quindi era un continuare e un sviluppare quello che avevamo già imparato prima. Una delle cose che ha caratterizzato questa università fin dall'inizio, quando siamo arrivati, è che abbiamo cercato di fare qualcosa che fosse aperto, non chiuso in se stessi. Fin dall'inizio abbiamo avuto i seminari per docenti che erano tenuti da noi o anche da docenti da altre università, altre facoltà, sia facoltà civili sia facoltà di diritto canonico in urbe o in altre città del mondo. Una caratteristica che mi ha colpito e che penso che contraddistingue la Santa Croce era l'attenzione allo studente, il rapporto fra il docente e lo studente. Forse questo, come eravamo molto giovani all'inizio, era molto più facile. La distanza fra lo studente e il docente non era tanto grande, almeno in età. E quindi quello ha aiutato molto. E di fatto quel clima, quell'atmosfera si è mantenuta durante tutti questi anni. Il Beato Alvaro del Portillo ha seguito molto da vicino l'università, lo sviluppo. E ricordo che nei primi tempi, forse era nell'87, ci convocò a giugno, era un momento dove avevamo molti lavori in corso nella biblioteca, c'era polvere dappertutto, e lui ci ha detto: beh, so come state, le difficoltà che avete dal punto di vista materiale, eccetera, e volevo ringraziarvi per quello che fate. Quello mi ha colpito moltissimo, perché tutti eravamo desiderosi di portare avanti questa nave, fare crescere questa università. In quella stessa sessione ci ha detto: ricordatevi sempre che quello che state facendo non soltanto lo fate per gli alunni che avete davanti, ma per tutte quelle persone che quegli alunni troveranno nella loro vita. Secondo me dovremmo sviluppare qualcosa che è nel DNA della nostra università. Nel DNA c'è lo spirito dell'Opus Dei, e lo spirito dell'Opus Dei è molto secolare e molto laicale. L'America Latina, Africa, Asia, io sogno che queste università, e questa università in concreto, possa essere uno strumento di formazione del laicato nel mondo. Da un lato, evidentemente, ogni passaggio da quando eravamo centro accademico romano della Santa Croce allo stato attuale di Pontificia Università della Santa Croce, sono passaggi che abbiamo vissuto con grande gioia tutta la comunità accademica. Ma c'è un episodio brevissimo. Una volta, con una studentessa che aveva finito gli studi qua, aveva fatto la licenza in diritto canonico, le ho chiesto: lei che cosa porta con sé da questa università? E lei mi ha risposto con grande semplicità, ha detto che io qui sempre sono stata trattata come persona. E quello è per me una risposta che significa tanto di che cosa ha fatto questa università per lei e per tante altre persone.